Facciamoci santi. Così, dopo essere stati insieme sulla terra, staremo sempre insieme in paradiso. Facciamoci santi, così dopo essere stati insieme sulla terra, staremo sempre insieme in paradiso. Che bella questa frase oggi di Padre Pio. Continuando con la recita del rosario, sempre i consigli che lui dava ai suoi figli spirituali, ad Enedina Mori dà anche qualche suggerimento per poter recuperare la concentrazione dopo aver pregato a lungo. Tu, quando ti stanchi, ti riposi e poi ricominci un'altra volta. Padre Eusebio Notte, morto recentemente, ci fa sapere che quando Padre Pio era a Pietrelcina, a sera si metteva fuori della sua casa su un muretto ed aspettava che i contadini, tornati dalla campagna, cenassero. Poi con essi, quando si era formato un bel gruppetto, recitava il Santo Rosario. E chi va a Pietrelcina può vedere quella salitina dove c'è quell'edicoletta della Madonella, dove c'è San Michele, anche Sant'Antonio. Quello era il luogo, vicino alle casette di Padre Pio, era il luogo dove Padre Pio sostava con questi contadini, con questi suoi vicini di casa, per la recita del Santo Rosario. Come erano belli quei tempi, ma quei tempi possono essere anche di oggi, fratelli e sorelle. Ecco, invece di perdere del tempo troppo alla televisione, in chiacchiere, in altre cose, noi possiamo riunirci come persone, come vicini di casa, come parenti, come amici, coinvolgere anche i nostri bambini la sera a dire una posta di rosario. Sapete quanto noi ci guadagneremo? Sapete quanta santificazione? Sapete quante grazie? Sapete quanto amore della Madonna verso di noi? Se il buon Dio è generoso, se noi siamo generosi con Lui, il buon Dio non si farà mai vincere in generosità, ricordatelo. La Madonna non si farà mai vincere in generosità, saranno sempre più generosi di noi. Se la Madonna vede questo, ma le grazie saranno grandi e tante. Quando la Madonna appare a Rudebach, che festeggeremo, che si festeggia il 30 di novembre, e quando la Madonna appare a Rudebach, cosa succede? Chi appare con le braccia aperte a Santa Caterina Labourè, con degli anelli, con dei raggi luminosi, alcuni spenti, e Santa Caterina Labourè gli chiederà: ma come mai alcuni sono accesi e altri sono spenti? Bene, figlia mia, quelli accesi sono le grazie che le persone mi hanno saputo chiedere, quelli spenti sono quelle grazie che ancora non ho concesso perché non me le hanno sapute domandare. Domandiamogliele queste grazie alla Madonna con la recita del Rosario. Pace e bene.